drastica riduzione sui tempi di intervento, regalando molti minuti a chi mi seguirà, spero. Penso che nel classico gioco del trova l'intruso, io sarei sgamato abbastanza velocemente, come potete immaginare, essendo il parvenu molto poco scientifico all'interno di quest'aula. Quindi mi scuso fin da ora per l'alta emotività del mio intervento a fronte del bassissimo livello di nozioni che i ragazzi, che immagino scatteranno urlando a questo punto da questa stanza, potranno ricevere dal mio intervento. Io non sono che un fruitore massivo dell'opera di Edoardo De Filippo, che devo dire mi ha incantato prima nel testo letto dal libro, che nella numerosa produzione che poi abbiamo avuto la fortuna di vedere al teatro da piccolo e televisivamente tante più volte. Ricciardi incontra Edoardo De Filippo nel 1931. Lo incontra nel 1931 in maniera casuale, nel corso di un'indagine, peraltro. A Ricciardi il teatro non piace. Ricciardi è un personaggio molto, molto poco incline alla funzione. Ritiene che la funzione sia un'inutile ricerca di ulteriori tematiche di dolore rispetto a quelle che la vita fornisce già in abbondante quantità. Quindi non va volentieri al teatro, ma quando ci va incontra Edoardo De Filippo. Incontra Edoardo De Filippo perché? Perché Edoardo De Filippo conosce nei primi anni 30 un momento di straordinaria ascesa e di consolidamento forte della propria fama e della propria notorietà nell'ambito della città di Napoli. Ora, questa tematica di Edoardo De Filippo e Napoli, io chiedo, sono bacinato dell'ingresso di Vittorio Emanuele, che saluto affettuosamente, no, ma so bene, però spero rimango lo stesso abbacinato da me stesso. Tutto questo rimane registrato, ci pensate? Comunque dicevo, Edoardo si consolida nei primi anni 30 in maniera straordinaria, cioè ha una curva di successo e quindi incontra l'affetto del pubblico in maniera enorme. E il Soprarizzo con i Fratelli, che nasce in maniera formale proprio in quegli anni, presenta già quelle crepe che poi porteranno a quella rottura, quella spaccatura che poi accompagnerà purtroppo questi due geni, perché di geni si tratta, cioè Peppino e Edoardo, fino alla morte di Peppino, culminata peraltro con una mancata riconciliazione, nonostante diversi tentativi di riconciliazione. A me questo discorso della vicenda umana fa molta impressione di Edoardo. Edoardo è stato un uomo, ed emerge dalle biografie abbastanza chiaramente, è stato un uomo che ha portato la grande sofferenza della famiglia, dalla nascita così strana, così particolare, così difficile da leggere, e fino alla morte, attraversando i rapporti difficili, ha avuto il dolore della perdita di una figlia, ha avuto il dolore della perdita di una sorella amata, amatissima, e anche il dolore di una frattura insanata col fratello. Lui alla fine dirà, nel palcoscenico, nel momento all'indomani della morte del fratello: mi manca come amico, come compagno, non come fratello. Cioè, pensate che dolore deve avere. Io credo che facciamo poco questo esercizio nello studiare gli autori, cioè tranne degli stereotipi a cui ci affezioniamo e la deformità di Leopardi, così tornata di moda grazie a Mario Quartone, ne è l'esempio. Facciamo poco l'esercizio di capire l'evoluzione umana degli autori quando leggiamo quelle opere, cioè di capire che cosa succede nel ventre, molto prima nel cervello, molto prima nel cuore, molto prima nell'anima di una persona. La necessità di arrivare al successo, la necessità di guadagnare dei soldi, la necessità di fare ricorso quindi a certi aspetti piuttosto che ad altri, e penso
alla ricerca della comicità facile, della comicità graffiante del primo Edoardo, no? Che cercava con aspetti quasi farseschi di incontrare il successo del pubblico e quindi di consolidare la propria posizione economica, che era difficile perché lui era un non figlio in un tempo in cui la legittima famiglia e la famiglia non legittima erano separate da un baratro. Questa è una cosa che secondo me, io parlo da, ripeto, fruitore dei saggi, non da scrittore dei saggi, ma penso che sarebbe molto opportuna e molto bella da leggere. E secondo me la biografia di Edoardo De Filippo, la biografia personale, la biografia artistica, danno una lettura meravigliosa della storia di questa città. Meravigliosa. La storia morale, la storia etica, ve lo posso assicurare, io scrivo degli anni 30, quindi io cerco costantemente documenti relativi a quell'epoca. La cosa più difficile da fare non è capire di che tessuto fossero fatti i vestiti o che tipo di topografia avesse la città. La cosa più difficile è capire la scala dei valori di quel tempo. È un altro pianeta, è un altro luogo, completamente distante, completamente separato da questo. Non ha nulla in comune, perché lo spartiacque violento, terribile, che ha cambiato la morale, che ha cambiato l'etica, che ha cambiato la scala del giudizio personale di questa città, è stata la Seconda Guerra Mondiale. Si potrebbe dire di tutto il mondo, si potrebbe dire della Germania, si potrebbe dire, ma io credo che questa città, che ha avuto 25.000 morti per il bombardamento, 25.000, abbia avuto una spaccatura che Edoardo De Filippo rappresenta in maniera assolutamente meravigliosa tra il primo e il secondo atto di Napoli Milionario. Tra il primo e il secondo atto di Napoli Milionario, questa città cambia per sempre. Tra il primo e il secondo atto, De Filippo, molto più di qualsiasi storico, molto più di qualsiasi studioso del costume, molto più di qualsiasi studioso dell'etica, riesce a raccontare, a determinare e a spiegare nei particolari la differenza che c'è tra questa città prima della guerra e questa città dopo la guerra. Il cambiamento epocale è immediato, non c'è un'evoluzione tranquilla, non c'è un'evoluzione calma. Io mi sono andato a cercare la differenza tra il primo e il secondo atto di Napoli Milionaria all'interno del tunnel borbonico. Io vi prego, che non c'è stato, di andarci. Il tunnel borbonico è una via sotterranea che parte da Pezzo Falcone e arriva a Via Morelli, al parcheggio di Via Morelli, ricalcando un'opera che era stata tentata dai Borbone per arrivare più velocemente, in caso di necessità di fuga, sottoterra fino al mare. Ora, questo posto fu usato, come sapete tutti, come rifugio per i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale. Ora, se voi entrate, percorrete dei cunicoli, poi arrivate nel primo grande spazio. Questo grande spazio porta graffiato nel tufo, con grande difficoltà e con una misura grandissima per cui devono essere saliti con difficoltà, porta la frase "noi vivi". Noi vivi. Soltanto queste due parole. Non c'è un punto esclamativo, non c'è una virgola, non c'è un verbo. È scritto nel tufo ed è scritto a grande altezza. Noi vivi. Io vi chiedo, ragazzi, di pensare ai vostri nonni e ai miei genitori, no? Di pensare ai vostri nonni bambini, ragazzi, 12, 13 anni, 14. Suona questa sirena. Tu devi entrare nel primo posto possibile. Ci rimani per 16-18 ore, perché questo era il tempo in cui si rimaneva chiusi lì dentro. 16-18 ore, ci sono le cucine piccole, ci sono dei letti, delle brandine, si esercitava perfino la prostituzione in questi posti. 16-18 ore. Dopodiché voi uscite al suono di questa sirena, pregando per tutto il tempo di non morire, perché crollavano questi rifugi e si moriva lo stesso. Voi uscite, correte a casa, non trovate nessuno. Vi sedete e aspettate di sapere se i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri amici, vostra moglie, vostro marito, i vostri fidanzati siano ancora vivi. E aspettate, e aspettate,
e aspettate, e questo 2, 3, 4 volte alla settimana, per mesi, per anni. Questa cosa squarcia l'etica, la squarcia. La famiglia, l'onore, l'equilibrio, il fallimento commerciale, che era quello che prima della seconda guerra mondiale costituivano, e lo troviamo nelle commedie di Eduardo. Le commedie di Eduardo prima del 1945 parlano di questo, parlano delle relazioni. Parlano delle relazioni. Cioè, quanto di strano, di comico, di umoristico, di difficile, di particolare può avvenire nelle famiglie, fra le relazioni, fra le persone, perché sono le relazioni che sono importanti. La prima causa di suicidio, prima della seconda guerra mondiale, era il fallimento commerciale. Cioè, uno apriva un negozio, il negozio falliva e le persone si sparavano. Che è una cosa orribile, no? A oggi è difficile da immaginare. Dopo il 45, l'individuo, la sopravvivenza della persona, scala tutti i valori fino a arrivare al primo. Comincia a diventare l'individuo il centro della vita. Non è più il consesso, non è più la famiglia. Io parlo di Napoli. Non c'è più la comunità del vicolo, la comunità del condominio. Si comincia a vivere in termini individuali. E questo emerge in Eduardo, credo che il dono grande di Eduardo De Filippo a tutti quelli che raccontano storie da questa città, con questa città dentro, sia questo, l'identificazione perfetta, artisticamente straordinaria, meravigliosamente narrata, dello squarcio morale e etico che c'è fra una città e l'altra. Eduardo porterà per tutta la vita il suo segno addosso. Non è un caso, io credo, che lui, la prima cosa che faccia nel dopoguerra è ricostruire il San Ferdinando. Ricostruire il San Ferdinando, metterci tutti i propri soldi. Stiamo parlando di un uomo di enorme successo, e di consolidato successo. Il professor Farley ci ha raccontato, no? Di quanto fosse già straordinariamente grande la notorietà, la popolarità di Eduardo De Filippo. Eduardo De Filippo che cosa fa? Ricostruisce il San Ferdinando. Nel tentativo di ricostruire un sistema dei valori che gli manca, che effettivamente manca al suo cuore. Io penso che quando lui definisce se stesso il figlio di Pulcinella, voglio dire questo: Pulcinella e il figlio sono due persone diverse. Il figlio di Pulcinella non è Pulcinella, ha dentro di sé quello che Pulcinella gli ha potuto tramandare. Ma non è Pulcinella, è un uomo nuovo, per molti versi peggiore, per molti versi migliore, ma è separato. Io credo che il salto delle due generazioni, che Pulcinella è Scarpetta, è la Napoli di allora, è l'Ava Spettacolo, è Sic, l'Artefice Maggi, cioè è un mondo, e De Filippo è primo del mondo nuovo con la nostalgia del mondo vecchio. Gli anni 60 non li fa la generazione di De Filippo. De Filippo è troppo spaccato, è troppo fratturato, ha troppa rabbia, tanta di quell'amarezza per traghettare il suo mondo da una parte all'altra. Lui deve adattarsi a un nuovo universo. E Gennaro Iovine arriva dalla guerra e cerca di raccontarla e nessuno lo sente. Cerca disperatamente di dire: ma perché? Cioè, io dovrei essere quello che non parla volentieri di quello che mi è successo. E tutti dovrebbero chiedermi: che è successo? Che è successo? Invece io lo voglio raccontare e nessuno mi sente. La frattura di questo racconto è la grande sintesi di quello che Eduardo De Filippo regala a questa città. E non è un caso che in ogni luogo, in ogni posto, qualcuno di noi vada con un sorriso, si faccia riferimento al racconto di Eduardo, perché Eduardo è il genio che ha interpretato meravigliosamente un grande dolore. Grazie.